1. Albano racconta l'addio a Romina, solo di punto in bianco. 2. Albano racconta il dolore per l'addio a Romina Power e svela di aver atteso il suo ritorno per tantissimi anni, certo di amarla ancora. Albano racconta dopo anni l'addio dolorosissimo a Romina Power. Il dolore per la perdita della donna che amava è una love story che ha fatto battere il cuore di milioni di fan. È una storia che nasce da lontano, ha svelato al settimanale Oggi, Io, figlio di un contadino. Negli anni d'oro dello spettacolo italiano sposò la figlia di un grande attore di Hollywood, Tyrone Power. Le confesso, e glielo giuro, che non sapevo chi fosse lei e lei non sapeva chi fossi io. Con Romina è stato un amore a prova di bomba, ha confessato. Quando ci unimmo in matrimonio, molti giornalisti scrissero che la stavo sposando per una notte d'amore sbagliata. Un matrimonio d'amore, quello fra Albano e Romina, celebrato nel 1970 e coronato dalla nascita di 4 figli, Ilenia, Iari, Crystal e Romina Jr. Poi la tragedia della scomparsa della primogenita, nel 1993, e un dolore che ha messo a dura prova Carrisi e la Power. Si permisero perfino di dire che il nostro matrimonio sarebbe durato un mese. Frasi vergognose che io e Romina abbiamo superato alla grande, ha raccontato Albano. Parlando dei pettegolezzi pubblicati sui giornali e sottolineando come la sua unione con la Power sia durata quasi 30 anni. Poi l'addio, doloroso e improvviso, per volere dell'attrice americana, che lasciò Cellino San Marco, spezzando il cuore del cantante. Sono stati anni bellissimi, incredibili e irripetibili, ha spiegato Albano. Quando Romina manifestò una certa stanchezza verso il nostro rapporto, fu molto difficile per me. Non ho mai fatto il meridionale possessivo, o con me o non esisti più. L'ho rispettata, ho accettato le sue decisioni, le ho sopportate. Ma di punto in bianco mi sono ritrovato solo. Quella scelta di Romina ha cambiato la mia esistenza, ha concluso. La casa che insieme avevamo costruito a Cellino, che fino a poco prima della sua partenza era piena d'amore, di affetti e di bambini che gridavano, si è trasformata in vuoto, in silenzio, in qualcosa di tombale. Albano ha confessato di aver atteso per 8 anni il ritorno di Romina, sino all'incontro con Loredana Leciso da cui ha avuto altri 2 figli, Jasmine e Bido. Ho aspettato 8 anni sperando che qualcosa cambiasse, ha confessato l'artista pugliese, desideravo che la mia vita tornasse quella di prima. Mi dicevo che l'amore tra noi avrebbe resistito, che la crisi sarebbe passata. E invece quella crisi l'aveva travolta. Mio malgrado, fui costretto ad accettare la realtà.
2. Albano sulle canzoni italiane in radio, 75% musica nazionale come in Francia, ma sbaglia i numeri. Albano è intervenuto, intervistato dalla Dan Kronos, per quanto riguarda la proposta di alcuni deputati di obbligare le radio italiane a passare almeno il 33% di musica nazionale durante la giornata. Il cantante di Cellino San Marco, però, fa un po' di confusione per quanto riguarda le statistiche. Anche Albano ha voluto dire la sua sulla questione della quantità di canzoni italiane o, comunque, nazionali nelle radio. Sono ore frenetiche, tutti vogliono dire la propria sulla proposta di legge della Lega che vorrebbe che le radio italiane passassero almeno un terzo delle canzoni nazionali al giorno. Più una percentuale di emergenti, rifacendosi a un pezzo di una legge francese ben più ampia e che prevede il passaggio del 40% delle canzoni in lingua francese. È una proposta fatta da un gruppo di deputati che sulla scia emotiva delle polemiche strumentali sanremesi ha pensato che fosse giusto che la politica decida cosa debbano passare le radio. Citando una legge francese del 1994 sì che senza contestualizzarla né problematizzarla quella delle quote francesi è una situazione non pacifica, come spieghiamo qua. Il cantante e la quota italiana in radio. La legge francese nacque in un contesto in cui nella 50 pange tongane dei singoli CI erano solo 7 canzoni in lingua, mentre in Italia, oggi, non c'è un reale problema linguistico e di minoranze, anzi, sempre più le canzoni in italiano sono tra le preferite dal pubblico. Eppure per Albano ci è un problema serio con cui deve confrontarsi il paese e Ola Dan Kronos botta solo una canzone italiana su 3 e poca cosa. Almeno 7 su 10. E aggiunge bisogna fare come in Francia dove le radio trasmettono il 75% di musica nazionale e il 25% di musica straniera. Occorre tutelare di più la nostra tradizione, come fanno gli altri paesi. Gli errori di Albano. Purtroppo ad Albano nessuno fa notare che le sue percentuali non hanno fondamenti reali. A meno che il cantante di Cellino San Marco non abbia statistiche nuove ed esclusive, la legge francese. Infatti, prevede una quota del 40% di canzoni in lingua ma, negli anni, questa quota è stata aggirata più volte, sempre a scapito del pubblico e degli artisti. Spesso, infatti, le radio passano sempre le stesse 10-15 canzoni in modo da raggiungere questa quota. Ma a scapito di quello che era l'intento reale di una legge che non era limitata alla musica, ma riguardava molti campi della vita pubblica di Oltralpe. Albano e Sanremo, troppo rap. Il cantante torna anche su Sanremo spiegando che la canzone di Mahmood, Soldi, gli è piaciuta anche se per lui ci è stato troppo rap. E poca tutela per la musica melodica, va tutelata maggiormente la matrice italiana che è quella melodica. Capisco che non si possono trascurare le nuove tendenze come il rap e il trap, ogni epoca ha la sua musica, dice Albano. Ho
Oggi non ci sarà più un nuovo Beethoven o un nuovo Puccini perché sono figli della loro epoca, ma dare un po' di attenzione in più alla vena melodica italiana non è un errore. Tre, Romina Jr., la figlia di Albano e Romina. Una vita vissuta sotto i riflettori e una trasformazione impressionante. Romina Jr. è cresciuta e in questi anni ne ha fatta di strada, diventando una star di Instagram e conquistando il pubblico televisivo. Romina Jr. è la quarta figlia di Albano Carrisi e La Power, cresciuta nella tenuta di Cellino San Marco e coccolata da tutta la famiglia. Occhi chiari e un grande sorriso, viene chiamata simpaticamente dai genitori e dai fratelli Uga. Classe 1987, Romina Jr. è la figlia più piccola della Power, arrivata dopo Ilenia, Yari e Christelle. Il legame con la madre è stato sempre fortissimo, così come quello con la sorella maggiore Christelle, che ancora oggi è la sua migliore amica e confidente. Fra i figli di Albano, Romina Jr. è senza dubbio quella che assomiglia di più a sua madre. Stesso sguardo intenso, stesso fascino e sorriso contagioso, le due donne sono sempre state due gocce di acqua. Nel corso degli anni Romina Jr. è molto cambiata, diventando sempre più uguale alla Power. Che fosse cresciuta e sbocciata è stato evidente il giorno del matrimonio della sorella Christelle. Dove la piccola Carrisi, vestita con un abito verde smeraldo, ha lasciato tutti a bocca aperta. Oggi Romina Jr. è una star di Instagram e la sua straordinaria bellezza è innegabile, così come la somiglianza con mamma Romina Power. Sui social viene seguita da migliaia di follower, che apprezzano i suoi selfie e gli scatti artistici fra la natura della sua amata Puglia. Fisico asciutto e lunghi capelli, Romina Jr. sui social sfoggia un corpo scolpito dalla palestra. Ma anche da una dieta particolare che ha dovuto seguire negli ultimi mesi a causa di una fastidiosa allergia a nickel che le ha costretta a consumare solo riso e verdure. È l'ultima apparizione televisiva della figlia di Albano Carrisi e Romina Power è avvenuta a domenica in Dove è l'attrice. Ospite di Mara Venier, ha raccontato le sue speranze per il futuro e il rapporto con i genitori. I telespettatori sono rimasti stregati dalla bellezza di Romina Jr. Che si è trasformata, in pochi anni, da piccola di casa Carrisi a splendida 31enne.